Prova a vedere se va bene. No dai, va bene papà. Okay, vedi, allora, il colore è giusto. Dai, andiamo qua. Guardate ragazzi, zaino e accessori. Abbiamo comprato tutto. Andate al finestrino! Dove? Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del canale mio, Letizia Forever. Oggi faremo una bellissima cosa. Faremo un video back to school. Però mio papà non è tanto contento, guardatelo. Non sono mica contento, sai, sono soldi, sono brutte notizie per me, tante brutte notizie, una lista piena di cose da comprare. Vabbè ragazzi, lasciamo perdere, mio papà è sempre il solito, non ce la faccio più, lo posso anche superare. Letizia, prima di andare, dai, facciamo una partita col disco. No papà, per favore, dai papà, dai, non sprecare i soldi, mi viene un infarto, guarda, per colpa tua. Non voglio spendere soldi, non prendere le cose per la scuola. Letizia, ho capito che dobbiamo prendere le cose dalla scuola, ma facciamo una partita con il disco Batman, dai. No papà, certo che no, ma cosa vuoi fare? No e no. Ma ragazzi, avete messo like e nome sotto nei commenti? Bravissimi, l'avete già fatto? Complimenti, siete proprio bravi. Dai, ragazzi, adesso comincia il video back to school! Yeah! Ok, l'abbiamo levato. Possiamo andare, papà? Come andiamo? Andiamo, ve lo dico io. Eccoci qua, ragazzi. Siamo arrivati. Che bello! Che belli gli zaini! Dobbiamo comprare lo zaino. Partiamo dallo zaino? Sì, dai, partiamo dallo zaino. Lo vuoi normale, come questi qua, o lo vuoi al prole? Non lo so, ma lo voglio bello, papà. No! Aspetta, no, vabbè! Ma questo è bello! Guarda, c'è quello di Super Mario! Bello! Questo? Ma non va! Vabbè! Cosa fa questo? Scusa! Non so, schiaccio, credo che esce una cosa colorata. Guarda, bella che questo le voglio. Però papà, a me mi piace questo. A te piace quello, ho capito. Posso prenderlo? La fai? Ecco, guardate ragazzi, ha anche perso il prezzo per te. Vabbè, dai. No, bisogna sistemarlo. Sistemi lo tu? Lo succarello intanto, sistemo io. Mi ha fatto una mega lista, ragazzi. Eccola qua. La mega lista. Da prendere abbiamo lo zaino, preso lo studio diario, quaderni, squadre, il compasso, i pastelli, le penne, bla bla bla. Hai capito perché è una brutta giornata per me? Vabbè, dai, spendi un po' di soldi, dai papà, sempre che ti lamenti però. Cioè. Allora, sì, come lamento sì. Allora andiamo a scegliere il diario. Il diario? Dove sono i diari? Non so. Andiamo prima da studio, guarda, là ho trovato gli studi, vai. Va bene, va bene. Vengo, ci sono già stucci qua. Sono a circa, prova a vedere. Ma non c'è niente. Allora, intanto fai piano. Okay. Ma non c'è niente, non c'è. Non c'è. Vedi? Questo. Letizia non è proprio uguale. Letizia, questo non va bene. Allora, te lo trovo io. Guarda, l'unico che può andare bene è questo. Vedi? È sempre della 7. Prova a vedere se va bene. Dai, va bene papà, vedi, okay, il colore è giusto. Perfetto, allora andiamo in cerca dei diari. Allora, qua ci sono qua i diari. Diari. No, questo no. Questo è bello papà, posso prendere questo? Ma quello non è coordinato, perché ci andiamo a prendere un uguale. È vero, coordinato non c'è. Eccolo qua, guarda. Cosa? No, questo. Eccolo! Vedo se è uguale. Sì, è uguale. È uguale, ok, abbiamo quello, abbiamo stuccio che è molto simile. E diario. Adesso dobbiamo andare, aspetta che controllo la lista. Zaino, stuccio, diario, guardando anelli, squadra, stecca, compasso e pastelli. Ok, allora, di là sono i quaderni ad anelli. Vai. Aiuto, mi giro. Pronto. Dovrebbe essere di qua. Notizia qua non c'è. Prova a vedere se sono di là i quaderni ad anelli, vedi, mi piacere. Puoi andare a vedere di là? Vai, vai. Sono le colle. Ti serve la colla? Ne prendiamo? No, dai. Vediamo dopo? Sì. Andiamo avanti. Papà, aiuto, questo è tantissimo. L'ho trovato. Eccolo qua, bello, metti là. Guarda, è tutto a tema, quanto è bello. Questi colori messi insieme. Tutto a tema.
tutto tutto a sé. Adoro. E la cartellina questa qua per mettere i documenti, Letizia, non la trovo a tema. No, non c'è la cartellina. Io direi di passare a prendere il compasso e c'è, va bene? Sì, è vero, il compasso. Papà, ma perché sei così per piangere? Letizia, lascia stare, ho fatto i conti per adesso quanto abbiamo speso. Ok, allora, compasso. E questo devo prenderlo. Allora, prendi quello, poi cosa c'è a lei? Dopo poi il righello. Il righello. No, aspetta, devo prendere questo. Ma questo ti serve, Letizia? Sì, serve. Non c'è scritto nella lista, mettilo giù per piacere. Non cominciare a prendere anche quello. Ce l'abbiamo, Letizia, ce l'abbiamo già là, non serve. Come c'è? Ah, sì. Infatti. Vai a prendere il compasso, una forbice. Questo qua, rosa. La forbicina. La forbicina, abbiamo perso la forbicina. Dov'è la forbicina? Letizia, la vedo io qua, vedi? Questa toccicana, bellissima. Anche bella, ciao nella casa, forbicina. Ci piace, ragazzi? Sì, mettete un bel like se vi piace intanto il nostro back to school, però Letizia? Eh sì! È bello? E cosa prendo? Delle gomme, queste qua, bellissime? No, non c'è lista però, ce l'abbiamo. Come non c'è lista? Il compasso, l'ho preso. Sì, ho preso. Dai, prendiamo dei pennarelli, mi sembra, delle matite, degli iniziatori. Questo allora, cos'è? Iniziatori, non serve quello. Lo voglio prendere. Papà, voglio questo. Cosa sono? Temperini? Un temperino a forma di pandino, però non ci sono le orecchie. Prendo questo. No, quelli non c'hai vista, dobbiamo prendere i pastelli. Non c'hai vista. Ma sono belli. Se non c'è, vediamo quando parte la scuola cosa c'è da prendere. Allora, quello ci serve, è in vista. E dopo? Letizia, mancano solo i pastelli. E qua... non li vedo. Papà, ma sei cieco, sono dietro di te. Sì, sono là, ok. Quanti te ne servono? Prendiamo la confezione grande o quella piccola? Dai papà, prendiamo quelli grandi, 2 euro in meno, 2 euro in più, cosa ti cambia? Lo so Letizia, cambia abbastanza per me, sai, ok. Sono questi i pastelli? Sì, quelli là, prendi quelli. Acquarella, che okay, bello. Ok, quindi dai, allora abbiamo preso tutto. Quella dove mi serve a me. E basta, allora andiamo in cassa e andiamo a pagare. Paghi tu, sì. Pago io, Letizia, sì. Dai, andiamo per piacere, va. Che giornata, ragazzi. Avremmo speso più di 150 euro. Uffa, ancora avanti, dai, papà, andiamo. Andiamo in cassa, ragazzi. Questo carrello. Quali erano le Barbie? Lo prendo. È bellissimo, papà, lo posso prendere. Letizia, abbiamo fatto 30, fai 31, prendilo, non mi cambia niente, un euro in più, un euro in meno. Grazie, papà, grazie, grazie, ne prendo due. E come due? Andiamo! Mi ha rovinato, ragazzi, mi ha rovinato. Letizia, guarda, sono pieno di borse, mi puoi aprire la macchina? Mi apri la porta per piacere che carico? Come che carichi? Ma io dopo andiamo al Mac! Apri la porta. Vai, carica! Dai, carichiamo, andiamo qua. Guardate ragazzi, zaino e accessori, abbiamo comprato tutto. Dai, ma vuoi andare veramente al Mac? Sì, dai, papà, per favore, adesso vado, ciao! Ok, aspetta, aspetta che chiudo la macchina, non sa mai. Facciamo la fine l'altra volta. Io dai, vado. Andiamo! Dai, papà, muoviti, muoviti! Eccomi qua, lì. Fai te l'ordine! Vado io a pagare, naturalmente, vero? Bravo. Tu dai, prendi posto, siediti. Vieni, vado a sederti. Allora, Letizia, a cosa ti prendo? Il solito panino quello grande? O vuoi il panino, l'Happy Meal? No, no, papà, mi devi prendere il panino grande! Ti prendo il panino grande, dai, siediti e salivo. Dove vado a sedermi? Dove vuoi? C'è il posto, boh. Vuoi decidere adesso il posto. Tu vai a prendere il panino! Tutto!
aspettiamo mio papà che ci metterà un'ora e mezza, dove devo salutare i nostri amici che hanno messo il cuoricino sotto nei commenti, ricordate di farlo! Oggi salutiamo Martina, Giovanni e Valeria! Ciao ragazzi, vi voglio tanto bene! Ah, ovviamente, se anche voi volete essere salutati, mettete un bel like al video e scrivete sotto il vostro nome con un cuoricino! Dai papà, ma quando ci hai messo? Così, dai! Okay. Però, aspetta papà! Mangiamo e dopo li facciamo vedere i nostri amici. Come? Ovviamente il materiale, quello che abbiamo comprato. Dai, mangiamo. Ci vediamo dopo, ragazzi. Ci vediamo dopo. Oh, ho mangiato un panino buonissimo, sì. Invece te. Tu hai mangiato il panino, ho mangiato le solite insalate. Vabbè, dai, andiamo. Andiamo a casa, dai, che facciamo. Ma hanno rotto il finestrino. Dove? Oh, ci hanno rotto il finestrino. Ma chi è stato? No, un attimo, ci hanno rotto il finestrino. Papà, ci hanno rubato la cartella. No, la cartella appena... No, appena no! Pizza, ah, con tutte le cose dentro! Cosa facciamo adesso? Ma cosa facciamo? Mi hanno rotto anche il finestrino! Guarda, ci sono i vetri! Lo so, li ho visti! Chi sarà stato? Non lo so chi è stato! Ragazzi, avete visto chi è stato? Scrivetelo sotto nei commenti! Ah, ragazzi, chi è stato? Letizia! Il problema è un altro! È la mamma adesso! Chi glielo dice che mi hanno rotto il vetro? La mamma adesso me ne dà tante! Oh. Papà, sei sempre il solito, adesso siamo in altri guai per colpa tua! Ma cosa altri guai, Letizia? Solo io nei guai, no tu! Tu sei nei guai! Letizia, ho una soluzione! Che soluzione? Fidati, ho solo una soluzione! Ascoltami bene, andiamo a ricomprare tutto! Uguale identico, la mamma non si accorgerà mai! Che ne dici? Può essere una soluzione? Però papà, i tuoi piani sono sempre falliti, però dai! Va bene Letizia, dai, guarda Letizia, ho tutti i vetri, dai, io adesso pulisco e andiamo a ricomprare tutto, va bene? Aspetta! Cosa? Però dovevo dire ai nostri amici, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate tanti like! E scrivete sotto nei commenti chi era quella persona! Sì, che ci ha rubato tutto, sì. E ci ha rubato anche il finestrino! Va bene, dai ragazzi, ci vediamo al prossimo video! Mi raccomando, non scrivete sotto i commenti che papà Nico e Letizia sono riandati a ricomprare tutto, altrimenti la mamma Patti cosa fa? Si arrabbia di più! Dai, monta Letizia, andiamo, anche guaio!